Fratelli e sorelle, l'augurio pasquale e i saluti che fin dall'inizio della storia della Chiesa i primi credenti in Gesù risorto si scambiavano era questo: Christos Anesti, Cristo è risorto. E la risposta era Aletinos Anesti, è veramente risorto. Una consuetudine che è rimasta nelle chiese orientali. È la sintesi del mistero della Pasqua. Quattro parole che dicono il nostro comportamento e la nostra fede. Siamo qui, questa sera, in rappresentanza dell'intera Chiesa e di tutto il popolo credente, perché abbiamo incontrato Cristo risorto e lo vogliamo dire a tutti. Ma il Cristo risorto è il Cristo crocifisso, è il Cristo della croce. Ed è per questo che all'inizio dell'Eucarestia abbiamo incensato tanto la croce che il cero pasquale, immagine di Lui risorto. La croce e la Pasqua stanno sempre insieme e non può essere diversamente. Se dovessi modificare leggermente un testo, un'espressione famosa del filosofo Kant, direi così: che la croce senza la Pasqua è cieca, mentre la Pasqua senza la croce sarebbe vuota. La fede nella risurrezione deve aiutarci a imparare a vedere la croce, ma con gli occhi della Pasqua, come parte integrante, pur pesante, della vita, ma che apre come chiave alla vita eterna, alla Pasqua. E deve riempire poi la Pasqua, dopo aver visto con gli occhi nuovi il mistero della croce, deve riempire il nostro cuore e deve renderci annunciatori della concretezza salvifica della croce. Pasqua è un termine che viene dall'ebraico, dal verbo che vuol dire passare oltre. Ecco, come vorremmo, credo, oggi tutti essere già oltre, essere già fuori da questa tremenda pandemia che ormai da più di un anno, ed è la seconda Pasqua che viviamo così, sta affliggendo l'intera umanità e ci sta coprendo con il peso di questo male. Come vorremmo essere già oltre ogni forma di malattia, ogni tipo di sofferenza e di dolore, come vorremmo umanamente essere oltre tutte le lotte, le rinunce, le difficoltà, direi anche i protocolli che siamo tenuti a seguire. È umanamente comprensibile. Come vorremmo aver già trovato tutti i rimedi a questa situazione per tornare, come di solito diciamo, come prima. Ma credo che un ragionamento di questo tipo è un po' troppo miracolistico e forse un po' magico. I miracoli di Gesù, l'azione di Cristo nel Vangelo, non sono magia. Tutti hanno bisogno di tempo e soprattutto di immersione concreta nella realtà tangibile. Gesù interveniva facendosi uno nella situazione della persona bisognosa. E l'idea che basti tornare come prima è forse una formula un po' pigra, è di sicuro
un rimanere legati al vecchio e non avere imparato o non imparare la lezione che la storia e la provvidenza ci sta dando. Quindi, per fare Pasqua in questa situazione di pandemia, ma sempre, in ogni difficoltà e sofferenza della vita, in ogni croce che non ci abbandonerà mai, anche se può cambiare l'intensità del peso, per fare Pasqua dobbiamo imparare ad attraversare, ad andare oltre. Dobbiamo passare attraverso la situazione e la storia. Una delle frasi che Gesù ripeteva sovente ai suoi discepoli durante il periodo della missione in Galilea, il luogo dove invita a tornare dopo la risurrezione, era: passiamo, passate all'altra riva. E sappiamo bene che passare all'altra riva significa guardare il fiume, significa solcare il mare, anche se siamo certi di essere da lui accompagnati e non abbandonati. Significa coordinarci e remare insieme nella stessa direzione, essere capaci di coesione e di responsabilità personale e comunitaria. Come avviene questo passaggio? Come è possibile celebrare la Pasqua attraversando la storia fatta di croce e di croci? Ebbene, io credo sia possibile essenzialmente coniugando un verbo, che direi il verbo di Dio, perché ne è il suo nome e la sua identità, ossia coniugando il verbo amare, che, come diceva Don Tonino Bello, il verbo amare è una voce del verbo morire dal punto di vista evangelico, perché significa consumarsi e consumare la vita come Gesù, significa essere disposti a cadere in terra, essere sotterrati e marcire perché quel chicco di vita, ecco, incominci a germogliare e produrre la spiga nuova che è la risurrezione. Si semina un corpo di carne, dice San Paolo, e rinasce un corpo pneumaticos, spirituale, nuovo, cristico. Come coniughiamo questo verbo amare per poter fare Pasqua? Ebbene, credo che lo dobbiamo coniugare in tutte e tre le forme del verbo, incominciando dalla forma passiva, quella di essere amati o di lasciarci amare. Scoprire che siamo comunque e sempre amati da Dio, amati dagli altri, amati dalla stessa storia e dalla provvidenza. Si inizia sempre a coniugare il verbo amare dalla forma passiva. Anche le scienze umane, la psicologia, la psicanalisi, ci testimoniano come i grandi mali delle persone normalmente abbiano origine nel non avere imparato la forma passiva dell'amore, nel non essersi sentiti amati e accolti, nel non aver sperimentato l'amore. Ecco il primo passo per passare oltre e arrivare a Pasqua. Ma c'è anche l'altra forma, quella attiva, che è la nostra responsabilità. Si tratta di fare un passo, una conversione, che chiamerei così, dalla logica dell'io, dell'ego, dell'individualismo, alla logica del noi, della comunione.
e imparare a amare in forma attiva e scoprire il prossimo al nostro fianco e non stare semplicemente a contemplarlo, a giudicarlo, ma farci prossimo come il buon samaritano, come Gesù, chinandoci su ogni bisognoso e su ognuno di loro. Farsi prossimo e riconoscere tutti come fratelli e sorelle. Coniugato il verbo amare all'attivo, in questo modo, dall'io al noi, alla comunione, allora saremo capaci di costruire in questo mondo città vere, di relazioni autentiche e civili. Non ci isoleremo in interessi di parte che sono sempre l'inizio di lotte, di divisioni e arrivano fino alla criminalità e alle guerre. Costruttori di città, ma anche come credenti fondatori della Chiesa, perché troveremo il comune fondamento su Cristo. Ci sentiremo veramente, come dice San Paolo, tutti quanti innestati in Lui, nella sua vite feconda, e attraverserà la nostra vita, la sua unica linfa. Potremo dire, come Chiesa, che ci sentiremo tutti parti dello stesso gruppo sanguigno, tutti dello stesso sangue di Cristo dato e versato dalla croce per noi. Coniugare il verbo amare in forma attiva. Ma ce n'è ancora una forma. Dopo la passiva e l'attiva c'è la forma riflessiva. Direi che è il convertirsi alla terra e al creato e riscoprire l'ambiente in cui viviamo e questa casa comune che è la terra madre come il giardino a noi affidato. Ed è assumersi le responsabilità in qualche modo di continuare ad essere anche noi con Dio, con creatori. Imparare il verbo amare nella forma depressiva significa imparare a prendersi cura di se stessi e quindi educarci, formarci continuamente. La vita è un continuo esercizio di formazione, è un cammino verso un orizzonte migliore, è un affrontare sempre nuove situazioni guardandole con la speranza e dal futuro, ma questo impone che curiamo noi stessi e che ci formiamo. E curare gli altri e prendersi cura di tutte le relazioni e custodirle perché non vengano meno, ma diventino veramente calde e significative, capaci di farci sentire tutti cuore a cuore, capaci di amarci e di scambiarci l'amicizia, di costruire fratellanza e amicizia sociale. E prendersi cura del mondo e attivare quel primo comandamento che il Signore Dio dal giardino dell'Eden ci ha dato, quello di coltivare o di lavorare. Ecco il lavorare, il lavoro, elemento fondamentale della dignità umana. Mi domando quanto manca di Pasqua come lavoro oggi nella nostra società postmoderna e globalizzata. Una logica che sta rubando il lavoro. Il virus, e non solo il coronavirus, sta rubando il significato del lavoro perché dà troppo spazio all'interesse del profitto invece che al bene comune e alla dignità dell'uomo che la si trova e la trova unicamente nel lavoro, sua missione.
Ecco, facciamo Pasqua così. Ecco, se viviamo questo verbo amare nelle sue tre fondamentali dimensioni. Passiva nel riconoscerci amati da Dio, attiva nell'impegnarci nel bene comune e riflessiva nel prenderci cura. E allora solo dopo questi tre passaggi significativi e fondamentali potremo dire che ci convertiamo anche a Dio, che rispondiamo veramente alla sua chiamata, che saremo convertiti a Lui e suoi veri testimoni. La nostra vita diventerà un po' come la sua. Sarà una vita donata, capace di morire per generare continuamente vita nuova. Sarà un applicarci a rendere vivo quanto Gesù ci chiede nel famoso discorso della fine del mondo, del giudizio finale. Imparare a dar da mangiare, a dar da bere, a lavorare per la giustizia, ad accogliere, a visitare, a non volgere lo sguardo da un'altra parte. E nello stesso tempo saremo capaci di dare carne nella nostra carne, di rendere vero e dare forza nella nostra vita, per quanto limitata, alla pagina forse più sconvolgente e nuova del Vangelo, che sono le beatitudini. È il Cristo risorto, prima crocifisso, che ci può aiutare a vivere e a sentire vere e forte in noi le beatitudini. La beatitudine della povertà, che significa trattare le cose non come possesso, ma come dono. Le beatitudine del pianto, capaci di accogliere oltre alla nostra sofferenza in Lui, quella degli altri. Della mitezza, che è una virtù che diventa sempre più rara, ma necessaria e fondamentale. Della misericordia, che in nome stesso di Dio, attraverso il perdono ricevuto e dato. Della pace, che è l'obiettivo che tutto il mondo e ogni cuore si attende. Della purezza di cuore, ossia nella capacità di vedere senza giudicare, ma di accogliere ed amare. Della giustizia, che diventa per ognuno di noi come la fame e la sete, una realtà di cui non possiamo fare meno, fino al punto di accogliere in questo caso addirittura la beatitudine della persecuzione per la giustizia. Ecco, questo credo sia il fare Pasqua e poter dire e ripetere quindi agli altri, come tutti i credenti in Gesù, come i primi discepoli, i discepoli di Emmaus, che si sono messi a correre per tornare a Gerusalemme, e dire a tutti: sì, il Signore è risorto, è veramente risorto, e noi l'abbiamo incontrato, e la nostra vita è cambiata, e possiamo cambiare la società, la città, il mondo e la Chiesa, cominciando a cambiare noi stessi. Tutto inizia nell'incontrare Gesù, il Signore crocifisso e risorto. Auguri di Pasqua, certi che Cristo è veramente risorto e noi lo abbiamo incontrato. Amen.